Bene, siamo ancora qua insieme a Stefano Longo per la nostra quarta pillola. Tra Formativo. l'altro, esattamente, quarta pillola formativa, non è una pillola medica, ma è Sì. qualcosa che ci aiuta a crescere professionalmente. Beh, sentite, vogliamo lodarci e imbrodarci. Abbiamo avuto un successo enorme fino adesso, vero Stefano? Potrei dire che abbiamo raccolto buoni frutti, dai, la vendemmia è andata Decisamente. bene. Sì, esatto. Tra l'altro, al di là delle nostre più rosee aspettative, per cui sulla mia pagina LinkedIn 200 visualizzazioni, altrettanto forse qualcuno in più anche nella tua. Sì. E quindi siamo molto contenti, vuol dire che abbiamo trovato anche un tassello comunicativo di relazione importante con il mondo imprenditoriale, con chi fa anche attività no profit, che è l'aspetto organizzativo. Quindi continueremo a lavorare su questo ambito e nella pillola precedente ci rifacciamo sempre al One Minute Manager, a questo Sì. straordinario libro che consigliamo di comprare. Poi, se volete avere informazioni, basta che vedete alla fine i nostri riferimenti telefonici e di posta elettronica, noi potremo darvi tutte le informazioni. Anzi, più di tutti, telefonate a Stefano, contattate Stefano. E rifacendoci ovviamente alla puntata precedente, noi abbiamo parlato di definire gli obiettivi, ma aspetto strategico e portare la squadra al raggiungimento degli obiettivi. Quindi, dal momento in cui noi siamo stati in grado di focalizzare su quello che vogliamo fare, dove vogliamo arrivare, coinvolgere la squadra e poi motivare, sono tre tasselli fondamentali in qualsiasi organizzazione. E ripetiamo, il nostro ambito rispettivo è ambito for profit e no profit, quindi rientriamo in tutte quelle che sono le dinamiche umane. Quindi io vorrei dire che se questi due mondi sembrano così distanti l'uno dall'altro, invece per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e umani sono assolutamente paralleli. Bene, Stefano, dai, allora a te la palla e parliamo ovviamente di questo, insomma, definito gli obiettivi, come facciamo a portare la squadra a raggiungerli? Sì. E diciamo che la parolina di cui dovremmo discutere oggi è proprio la motivazione, no? Che è un argomento abbastanza difficile, no? E mentre tu parlavi mi è venuta in mente questa idea che la motivazione in realtà all'interno dell'organizzazione deve essere come una cascata, no? Dalla prima goccia in cima fino a giù in fondo. Quindi se la leadership in qualsiasi organizzazione, sia profit che no profit, non riesce a motivare se stessi, è difficile che la gente a cascata sia motivata all'interno dell'organizzazione. Quindi la prima domanda che forse uno dovrebbe farsi è come noi motiviamo noi stessi, come noi ci motiviamo, no? Noi stessi nella nostra azione quotidiana. E poi vorrei un attimino sfatare un Luogo comune, magari. concetto, no? Quello che è fatto che magari alcune volte un top manager nel proprio team oppure un leader nel proprio team dice quella persona non è motivata. Sì. E vorrei dire proprio a grandi, come si dice in inglese, no? In bold, no? Quando scrivo qualcosa in grassetto, no? In Che grassetto. tutte le persone sono motivate. Magari sono motivate per qualche altra cosa, ma non per quella che vuoi tu. E Esatto. quindi non è un problema se le persone sono motivate o no. Il problema è come funziona la leadership, quindi l'influenza all'interno di un team per motivare tutta quanta la squadra. E vorrei citarti una definizione che mi piace tantissimo per quanto riguarda la motivazione. La motivazione è far fare alle persone quello che tu vuoi perché loro lo vogliono. Esattamente. Mi permetti soltanto di fare un piccolissimo inciso? Quando faccio Sì. anch'io formazione nel settore del volontariato, ovviamente tutti pensano che la motivazione principale passi dal denaro, quindi da un compenso economico e quindi incentivi il tuo collaboratore. Nell'ambito no profit è lampante il fatto che non c'è questo tipo di No. motivazione. Ma faccio sempre riferimento alla piramide di Maslow, ai bisogni dell'uomo. Quindi soddisfatti i bisogni primari, poi abbiamo bisogni di riconoscimento, bisogni di affermazione, comprendere noi stessi, comprendere anche noi stessi in relazione agli altri, e quindi questi sono degli aspetti importanti, soprattutto il riconoscimento, quello che noi gergalmente poi chiamiamo anche il feedback, il ritorno, insomma. E oggi parleremo un po' di questi aspetti. Ecco, non voglio fare un grosso cappello introduttivo, ma insomma, mi sembrava importante definire anche questo tassello.
Sì, Prego. assolutamente sì, che poi tu parlavi appunto del feedback, che è uno degli aspetti cruciali, no? Del motivare il team, no? E all'interno di un'organizzazione. Tu pensa per esempio a un leader, no? E noi ovviamente abbiamo definito nella prima pillola il leader situazionale, quindi quando io parlo voglio sottolineare il fatto che non sto parlando di una posizione in azienda, ma sto parlando del leader situazionale, ok? Quindi può essere un manager, un top manager, che agisce da leader e quindi di conseguenza ha preso la responsabilità di influenzare il suo team verso un obiettivo. Pensa se facessimo l'errore, Rino, di non creare una cultura aziendale organizzativa del feedback. Quindi non creare una cultura. La domanda è: come cresciamo? Esatto. Come facciamo a crescere? E io ho notato una cosa, però, Rino, che abbiamo delle variabili in gioco: quando dare il feedback e come dare il feedback. Esattamente. E faccio l'esempio, no? Se stiamo nel pieno dell'attività di una prestazione, facciamo che ne so, uno speaker, no? Uno speaker che la sua attività è quella di fare formazione a grande numero di persone, ok? Il momento peggiore per dare un feedback è durante la performance. Perché Esatto. ovviamente cosa vai a fare? Vai a creare dei pensieri all'interno della mente dello speaker che possono turbare un attimino il suo pensiero fluido all'interno dell'organizzazione. Quindi la stessa cosa potrebbe essere durante un periodo di stress all'interno di un team sotto sforzo, dare il feedback nel momento sbagliato, che non è utile, che non serve a nulla e va a distruggere le relazioni. Non so se ti è mai capitato a te, però una delle cose che io ho sempre patito molto è darmi un feedback sotto stress, sia positivo che negativo che sia. Assolutamente, verissimo. E anche questo, anche nella mia attività di formazione nell'ambito no profit, definire gli obiettivi e motivare la squadra significa fargli comprendere come la sua azione sia importante per altri tipi di azioni e soprattutto per conseguire il risultato. E poi soprattutto all'interno di questo celebrare i nostri risultati alla fine, quando in qualche maniera i risultati sono stati consolidati, affermati. E abbiamo modo di poter documentare quanto il tuo lavoro, che sia all'inizio, che sia alla fine, sia stato ovviamente ottimale per il conseguimento dell'obiettivo. Quindi anche in Assolutamente. questi aspetti sono veramente importanti e sembrano approcci principalmente psicologici. In parte è vero, perché noi pensiamo di essere esseri completamente razionali, il che non è vero. Da Freud in poi, soprattutto, vabbè, non sono uno psicanalista. Ci insegna che noi siamo gran parte dimensione emotiva e comprensione di noi anche molte volte i limiti ce li poniamo nella nostra testa. Non riesco a fare questa cosa. E anche lì motivare il team e aiutarli a dire che insomma siamo una squadra, lavoriamo per uno stesso obiettivo e all'interno di questo percorso siamo tutti l'un l'altro concatenati per raggiungere quell'obiettivo, che nessuno si senta solo in qualche maniera. E questo Assolutamente. credo che sia l'obiettivo principale Sì, motivazionale. sì. Quello secondario è quello di celebrare i risultati. Ma poi continua pure tu, Sì, no, Stefano. ma assolutamente il feedback che di solito uno cosa fa? Lo considera sempre alla fine del percorso, no? Il quando che intendevo io, Rino, potrebbe anche essere durante il percorso, ma ci sono dei momenti specifici in cui Ah, certo. vanno celebrati il feedback, no? Oggi magari affronteremo soltanto in linea generale, no? L'elogiare o riorientare, no? Il comportamento verso un obiettivo. Però il feedback di per sé, secondo me, deve diventare parte della nostra cultura organizzativa. Non è una cosa in cui dobbiamo evitare o qualcosa che non fa piacere, ma è qualcosa che dobbiamo ricercare. Anzi, io oserei dire che dobbiamo perseguire il feedback per migliorare le nostre prestazioni. Perché se all'interno del team noi costruiamo un clima di eccellenza, di crescita personale, di voler superare noi stessi, la gente inizia a ricercare il feedback. No, non aspetta che uno glielo va a dare, va a chiedere: ehi, come ti è sembrata questa performance? Come è andato il lavoro? Dimmi quali sono i punti critici. E ovviamente il come dare il feedback è fondamentale. Il feedback deve essere specifico e dritto al punto. Non deve guardare all'individuo, ma deve guardare alla performance, alla parte oggettiva del comportamento. E il problema che ho riscontrato più volte in varie organizzazioni, Rino, è che diventa tutto personale, purtroppo. Sì, Tutto quanto verissimo. personale e sembra quasi che il feedback sia contro la persona e non contro l'azione. Quindi la qualità della leadership e del management deve essere quella di riuscire a mettere le persone al centro e comprendere che sono persone che agiscono per raggiungere un obiettivo. Di cui noi parliamo nel feedback sono le azioni, ma non la persona in sé.
Ecco, io vorrei fare una precisazione, mi sembra scontata e ovvia, ma magari per chi è meno esperto può essere. E quando noi parliamo di motivazione, non è la pacca sulla spalla. No, cioè non no. È semplicemente dire bravo, hai fatto bene il tuo no. lavoro. Questo potrebbe assomigliare molto più al plagio che non al fine. Sì, è vero. E molte volte effettivamente chi ha un'impostazione di capo posizionale è tendente a dare bravo, hai fatto un ottimo lavoro, più che altro per tirare l'acqua al proprio mulino. E non è sicuramente un atteggiamento propositivo e positivo da parte del collaboratore. Quindi il feedback non è la pacca sulla spalla, è incoraggiare, ma soprattutto determinare su quello che sono stati i nostri obiettivi, su una linea temporale, ricordiamo i punti SMART, che cosa abbiamo fatto insieme, come li abbiamo raggiunti, dove ci sono state le difficoltà. Quindi il feedback è sia positivo che negativo, ed entrambi da un leader situazionale devono essere raccolti, sì. eventualmente anche rimodulati. Prego Stefano, continua pure. Io Rino, non so se per quanto riguarda la tua esperienza, però io purtroppo sono cresciuto in ambienti in cui il feedback non era mai dato e mai ricevuto, anzi era quasi evitato, no? Ed è incredibile come quello di cui noi parliamo, sia la definizione degli obiettivi, dal coaching one-on-one durante il percorso, quindi elogiare e riorientare i comportamenti, fino al feedback finale di analizzare com'è andata la situazione. È incredibile come se noi partiamo col piede sbagliato nel definire male gli obiettivi, tutto il resto lascia il tempo che trova. Come fai a elogiare un comportamento se l'obiettivo non è chiaro? Come fai a riorientare valorizzando le persone senza l'obiettivo non è chiaro? E come facciamo ad avere un feedback senza l'obiettivo, quando l'obiettivo non è chiaro? Quindi io vorrei stressare il concetto del definire gli obiettivi, abbiamo parlato l'altra volta, perché poi da lì, secondo me, il centro, il nucleo della definizione degli obiettivi è il primo passo per la valorizzazione delle risorse umane all'interno dell'organizzazione. Se tu ci pensi bene, Rino, come faccio a dire Assolutamente. bravo a qualcuno quando non sa quello che deve fare? Come faccio a dire questo è sbagliato quando non sa quello che deve fare? E di conseguenza Certo. la gente si demotiva e viene ogni mattina in ufficio a lavorare senza un perché. Esattamente. Infatti ricordo un altro formatore, mi perdonerai magari se lo cito, però i suoi libri sono veramente eccezionali, Stephen Covey, sì. che parlava dei perché interiori delle persone. Sì. Ciascuno di noi si alza, fa delle azioni, percorre il tratto da casa al lavoro per dei perché, che non sono prettamente lavoro, ma magari sono proprio gli ambiti familiari. E quindi la definizione dei perché interiori è fondamentale. Sì, assolutamente. E lì parte proprio il concetto di leadership, che è quello che si motiva da solo, che si mantiene da solo, che agisce da solo, perché sa come motivare se stesso. Di conseguenza, a cascata, motiva anche tutto il resto del team. Quindi il feedback deve essere qualcosa che dobbiamo ricercare, deve essere una cultura aziendale, deve essere qualcosa che è ricercato dalle persone, ma deve essere anche gestito in modo strutturato e strategico per valorizzare le risorse umane verso una crescita continua del team, sicuramente. Assolutamente. E questo vorrei dire per chi in qualche maniera sarà interessato a seguirci e magari a chiedere consulenza, questi aspetti sono fondamentali per il miglioramento di tutte le performance aziendali, Sì. sia quelle del management più alto, che ovviamente ha bisogno di definizione degli obiettivi, ma forse già come mindset è strutturato e abituato a fare questo, però soprattutto per il middle management, che deve saper cogliere gli obiettivi dell'upper management, ma soprattutto costruire al proprio interno, quindi anche nel middle management, gli aspetti organizzativi e motivazionali che fanno poi andare a cascata per tutti gli altri aspetti Direi Rino organizzativi che della. esatto, direi che più critico, più aumentano le persone nell'organizzazione, ovviamente. Perché magari Certo. chi inizia un'organizzazione, sia profit che no profit, è il leader che magari ha preso delle decisioni, ha una visione chiara e corre come un treno, però più aumentano le persone, più il distacco tra chi ha la visione e detiene la visione aumenta. Di conseguenza, se non si è capaci di comunicare la visione, la missione della propria organizzazione a cascata, e lì iniziamo magari a trovare delle difficoltà nel come motivare le persone. Quindi è fondamentale che il management dell'organizzazione sia motivato in prima persona affinché possa motivare il resto del team. Sì, tra l'altro in una mia consulenza, direi di un annetto fa, di un'associazione che mi ha chiesto un aiuto, una consulenza specifica, quando parlavi di missione, io ho chiesto al presidente di dire davanti ad una riunione plenaria, qual era la mission dell'organizzazione.
Credimi, ci sono stati quei 5 minuti di silenzio totale, abbastanza imbarazzanti. Io non volevo sicuramente mettere in imbarazzo il presidente, ci mancherebbe, però io ho colto da questo silenzio quanto era importante per tutti quanti far sì che tutto il direttivo sapesse quale fosse la vision e la mission dell'organizzazione, perché è nata. Sì. Ora, erano molto bravi sotto un profilo operativo, era un'associazione di carattere culturale che fa delle cose veramente importanti anche nel territorio torinese, però effettivamente calibrare la vision e la mission dell'organizzazione fa sì che tutto il direttivo e a cascata tutti i soci e a cascata ovviamente tutte le persone che ruotano potessero essere convinti che quello che faceva l'organizzazione erano due punti ben chiari: qual è la mia vision, qual è la mia mission. Sì. Secondo me potremmo fare anche poi una puntata parlando di questo argomento, vision e mission organizzative. Sì, sicuramente. Guarda, per parlare nel pratico, no? Mi è successo una volta in una consulenza, anche a me, che ho partecipato all'assemblea di questa organizzazione no profit, e purtroppo devo dirti che in quel momento lì la leadership di questa organizzazione era molto debole, anzi oserei dire che era più una posizione che una leadership situazionale in quel caso. E nel momento in cui tu hai la definizione della visione per i prossimi 3 anni, 4 anni, 5 anni di questa organizzazione, uno del top management chiede al presidente, dice: ma noi vogliamo sentire da te qual è la tua visione, no, per i prossimi 3 anni. Sì. Rino, io ero giù in piedi perché ovviamente ero ospite, no? E la risposta è stata: ma io non ho una visione. Davanti a tutto il top manager, e lì quando io ho guardato questa scena ho detto: ok, qua c'è l'unico problema che bisogna affrontare subito, è quello della leadership, perché se non hai una leadership sana, una leadership che trascina il resto del gruppo, come facciamo a motivare tutto il resto? Di conseguenza i comportamenti delle persone nel raggiungimento degli obiettivi non sono i comportamenti giusti. Esattamente, concordo perfettamente con te, anche perché senza una vision chiara, le persone confondono vision e mission innanzitutto, e qua è importante poi fare una definizione importante, ma molte volte l'operatività è così, le persone sono così coinvolte nell'operatività che pensano che questa sia la loro vision e mission. Sì, non è vero. L'operatività non è né la vision né la mission dell'organizzazione. Sì. L'operatività è quello che in qualche maniera permette il conseguimento della mission e della vision organizzativa. E quindi ecco perché molte volte queste nostre pillole informative, e tu hai usato una metafora, un'immagine straordinaria, la cascata. Sì. Quindi quando noi pensiamo ad una foce dove comincia, abbiamo le Alpi proprio alle spalle, tu un po' più vicino di me, vediamo che un rigagliano d'acqua da un ghiacciaio e poi diventa sempre di più importante fino a diventare magari un grande fiume. E in effetti è questo, cioè definire vision e mission e quindi gli obiettivi finali riescono a far sì che l'organizzazione possa crescere o possa implodere. E questo è fondamentale poterlo comprendere, perché molte volte le persone pensano che l'operatività sia quella che faccia crescere vision e mission. Esattamente il contrario. Sì. Io credo che parte della motivazione che arriva, parte della motivazione delle persone proprio sta nel fatto, nella bravura dei vari manager a vari livelli, di ricordare sempre il perché facciamo quello che facciamo. Qual è lo scopo, qual è la visione? Quella deve essere respirata, sentita, deve essere chiara, che ogni persona all'interno dell'organizzazione, dal top management fino al magazziniere, sanno chiaro qual è la visione e la missione di dove stiamo andando, perché poi è come una macchina ben oleata che viaggia verso una direzione alla giusta velocità. Esatto. Voglio citare un esempio del mondo for profit, ma che è calzante anche nel mondo no profit. Una famosa bevanda, una delle più importanti in tutto il mondo, che in qualsiasi angolo del pianeta vai, trovi il suo logo, come vision a portare la felicità in ogni casa. Wow. Che non c'entra niente con la bevanda stessa, che non c'entra niente con la bontà o meno della bevanda stessa, ma che determina tutta l'area di comunicazione e di marketing. Sì. Quindi vedete come ad esempio una vision, che può essere forse quasi molto aulica, in qualche maniera determina a cascata tutte le operazioni, sì, sia di vendita che di promozione del prodotto. Sì. La stessa cosa che ad esempio può essere paragonata al mondo no profit è: che cosa facciamo? Cultura, assistenza, solidarietà, benissimo. Ma queste parole sono l'operatività. Ma qual è il conseguimento veramente di questa
attività di solidarietà. Sì, sì, assolutamente. Quindi, io considero sempre, e questo argomento, grazie Stefano che hai saputo cogliere con intelligenza anche questo argomento in questa pillola informativa, perché non dobbiamo dimenticarci che la base di un'organizzazione c'è l'uomo, sì, con tutta la sua dimensione ispirazionale, situazionale, di coinvolgimento, di capacità di coinvolgimento, quindi non dobbiamo dimenticarci che pur pianificando delle attività in maniera molto strategica, molto precisa, dietro ci sono le persone che conseguono quegli obiettivi. Sì, sì, assolutamente. Quindi non dobbiamo dimenticare, anche questo è un aspetto importante che secondo me può essere utile per le aziende, non pensate che la definizione degli obiettivi sia semplicemente un target di vendita o un target di raccolta fondi. Questi due sono importanti target che dobbiamo avere spiaccicati nella nostra mente. Ma saper motivare la squadra significa che dietro tutto un dashboard di operatività, di sequenza, di numeri, di grafici e quant'altro, c'è tutta una base di input umano che permette il raggiungimento di questi obiettivi. Sì, sì. E stavo pensando alla mia esperienza personale come parte della leadership di un'organizzazione no profit, dove praticamente il mio lavoro è quello di motivare, di equipaggiare, di spingere, mantenere chiara la visione in tutto il team a cascata, ok? E quindi una delle prime riunioni che abbiamo avuto con tutte le persone, che io mi sento di condurre altri leader, ok? Non sto gestendo delle persone, ma condurre altri leader che localmente portano avanti la loro opera e il loro lavoro che devono fare. Io ho detto sempre questo: il mio compito è quello di motivarvi, di incoraggiarvi, e le domande che farò ogni volta che ci incontriamo riguarderanno la vision e la mission. Deve essere chiara nella testa. Io non faccio altro che parlare di vision e mission, in modo che naturalmente, oserei dire, Rino, che a un certo punto, quando è interiorizzata la vision e mission, i comportamenti si allineano di conseguenza. Assolutamente. Però il punto, Rino, sai qual è? Che il fatto che vogliamo tutto subito, vogliamo crescere tutto subito, e la persona quando arriva in azienda, arriva, ne abbiamo già parlato prima, arriva con la propria identità, con la propria consapevolezza, e già dalla recruiting process, oserei dire, dobbiamo iniziare a identificare se quella persona può sposare la nostra visione e la missione, poi anche l'affiancamento durante il periodo del periodo iniziale, e poi lanciarla in modo di un percorso di crescita che è a servizio della visione e missione. Quindi io oserei dire che tutto quello che noi viviamo in azienda, se è disconnesso dalla vision e mission, o azienda organizzazione, vision e mission, lascia il tempo che trova tutti gli altri ragionamenti. Perché ovviamente come facciamo a coordinare i comportamenti, motivare le persone, elogiare, riorientare, se non è chiara la visione e la missione di quello che siamo noi? Esattamente. Io mi permetto una divagazione che comunque in ogni caso sarà sempre nel tema. E forse anche uno sconfinamento di campo, perché io non mi sono mai occupato direttamente di risorse umane. Però molte volte nel recruitment delle persone cerchiamo, profiliamo ovviamente capacità tecniche e professionali. Uno degli aspetti che secondo me è fondamentale anche poi per l'headhunting classico o il recruitment di forza lavoro è la capacità di versatilità. Sì. Molte volte siamo molto bravi a scannerizzare riga per riga tutto il curriculum come viene impostato e via dicendo, ma provate a parlare sia in un'organizzazione no profit che for profit se si sente veramente versatile. Sì. Perché tutto quello che hai detto fino adesso, Stefano, è molto importante per l'organizzazione e la definizione degli obiettivi, ma se non ci sono all'interno della struttura persone che sappiano cogliere con versatilità e anche, come si suol dire spesso, cambiare casacca in un processo organizzativo, avremo magari persone molto specializzate in un settore, però poco capaci di cambiare. E quindi anche lì il discorso della strutturazione delle risorse umane deve saper cogliere, anche motivando e dando dei feedback positivi, anche le persone che si sono mostrate non soltanto più abili a fare un determinato compito, ma anche più versatili. Sì, sì, sì. Sempre sì. Di più il nostro mondo viaggerà su una versatilità e su un cambio di rotta repentino. L'abbiamo visto in questo periodo di lockdown, dove abbiamo dovuto ripensare ai nostri modelli di relazione, di interrelazione, di costruzione di progetti, di squadre di lavoro. Quindi anche questo credo che sia uno degli aspetti fondamentali che poi ci accompagnerà nel percorso di formazione che rivolgeremo verso le aziende o chi insomma sarà interessato.
Ma anche l'altro aspetto, oserei dire, Rino, per estremizzare il concetto, il fatto noi approcciamo anche il recruiting alcune volte dicendo, pensando che noi, parlo come organizzazione, che siamo solo noi quelli che offriamo qualcosa a qualcuno, no. Ma sono le persone che offrono qualcosa anche a noi. E quindi, è un dialogo in quel momento in cui vediamo se c'è alchimia, no? tra l'entità, organizzazione o azienda e la persona, perché deve essere un win-win. Non è uno a servizio dell'altro, ma deve essere un win-win. E una delle cose che facciamo in organizzazione no profit è proprio quella che alla fine del processo di recruiting si fa la domanda alla persona: tu pensi che possiamo essere a servizio tuo? Questa è una domanda estrema, ovviamente, Rino. Tu pensi certo, che noi possiamo essere a servizio tuo? Nel senso, ti senti portato, ti senti chiamato a unirti a quello che noi stiamo facendo? Possiamo aiutarti nella tua crescita personale affinché anche noi possiamo vincere attraverso la tua crescita personale, sì o no? E di conseguenza anche noi facciamo la domanda e invitiamo le persone, sì, partecipa alla nostra visione e missione perché sicuramente tu sarai un valore aggiunto per noi. E capisci bene che già in un approccio del genere già si parte col piede motivazionale. La persona si sente al centro di quello che noi stiamo facendo e capisco che in alcuni contesti ovviamente aziendali e forse anche organizzativi questo tipo di ragionamento è un po' troppo estremo, lo capisco, però se iniziamo a pensare all'estremo forse iniziamo a muoverci più verso la valorizzazione delle persone umane, delle risorse umane. Guarda, io interromperei qua questa nostra pillola informativa in questo frangente, ma direi che la nostra prossima puntata riguarderà un punto importante delle tue note: imparare a gestire la valorizzazione delle persone secondo i loro punti di forza. Sì. Questo secondo me potrebbe essere importante nel nostro secondo appuntamento, che insomma è conseguenziale a questo, e soprattutto anche lì la determinazione di quello che è all'interno di un processo organizzativo, di quello che è il feedback, come lo costruisco. Vorrei che potessimo poi scendere nel concreto pratico. Sicuramente, io direi che in questa prima parte, oserei dire, che abbiamo dato molta enfasi e sottolineato la visione e la missione, perché secondo me è fondamentale, Rino. Tu, secondo la tua esperienza e anche la mia esperienza, io non darei mai per scontato che sia chiaro in alcune organizzazioni qual è la visione e la missione. Perché purtroppo forse per le prime persone nell'organigramma è chiaro, ma mentre scendiamo giù, se chiediamo a una persona che magari è in linea o in un ufficio qual è la visione e la missione dell'organizzazione per cui lavora, forse non ci sa rispondere. E lì è il problema fondamentale per risolvere la motivazione all'interno delle organizzazioni. Sì, anche perché, anche lì, ritorniamo ad un ultimo aspetto, poi veramente concludiamo. Quando noi parliamo di vision e mission, appunto, non sono soltanto aspetti aulici e filosofici, ma noi abbiamo tutte le aziende e le strutture umane, profit o no profit, combattono con l'elemento tempo. Sì. Se noi non sappiamo definire l'elemento tempo, non sapremo mai definire strategicamente vision e mission e poi ovviamente l'operatività. Assolutamente. Bene, grazie Stefano per questo appuntamento e ci vediamo alla prossima pillola informativa. Grazie, a presto, ciao a tutti. Ciao.